Cago Poletta. Per chi mi conosce, devo giustificare la presenza di questa giacca. Dopo aver visto festival e premi dappertutto in mezzo Europa, questo è l'unico che mi provoca emozioni, perché trovo tanta umanità e poco scodinzolamento. C'è il sindaco, il sindaco sa cosa è lo scodinzolamento, cioè quando poi, sì, quando poi in molti festival, anziché dare l'anima, la pancia, il cuore e la testa, si danno esibizioni. Scusatemi perché io sono sempre emozionato, soprattutto in questo palco e soprattutto qui, dove è vero mi hanno dedicato un premio, ma hanno cercato di ammazzarmi pure, facendomi prendere da una signora. Infatti l'anno che il premio è andato sui giornali un po' prima, c'è stata l'anteprima, poeta ferito ad Alghero. Anche quando i poeti parlano di morte o di fine, la loro voce grida speranza e grida vita. E chi fra i poeti acquista, conquista, è immerso dal dolore totale, può comprendere il dolore degli altri. La poesia non è una merce, è vero, lo dicono tanti, la poesia non fa denaro e qualche volta ci può essere un sorriso perché si riceve un premio, come questa sera, premiati. Ma naturalmente in un paese come l'Italia, ma anche in altri posti, viene sfruttata per altro o per altre cose. L'arte è quella, l'unica, che ci aiuta a vivere. E se vi ricordate anche da scuola quando ero bambini, anche quelli della mia età, ricorderanno che le avventure dell'uomo e che la storia è stata narrata più velocemente dalla poesia che dalla storia stessa. Vi ricordate Omero, sicuramente, che sarà stata una specie di Carlo Valle con chitarra per accompagnare qualche lira nelle pettole dove si beveva il vino, leggeva e raccontava e inventava. Questa è un'incanta storia. Noi siamo dei clown che mettiamo la nostra sofferenza davanti al pubblico, il pubblico ci applaude e per un attimo viviamo questa gioia. Questa è la gioia. Chiudete le finestre quando arriva, perché scappa. La gioia è qualcosa che proprio non aspetta. Non parliamo della felicità, solo un secondo, uno sguardo, un sorriso. E noi adesso invece siamo in un mondo che ha acquistato modernità, ma non ha più civiltà. Sapete quanta gente scrive poesie, dipinge, danza, suona il violino, ma noi sentiamo solo di stragi, di delitti, di donne ammazzate. Perché questa, anche questo, fa danno e fa limitazione. Se noi mettiamo davanti alla televisione dei bambini di 5 anni che suonano il pianoforte, noi sicuramente avremo la richiesta di tanti bambini in tante case che vogliono studiare il pianoforte. E mi è successo in Puglia, in un tour con un pianista che non avevano mai visto un pianoforte. È vero che in molte città non hanno mai visto la gallina. Allora, noi abbiamo preso tanti difetti. Dall'animale che è fedele, noi non lo siamo, che è il cane, abbiamo preso solo quello di scodinzolare davanti ai padroni. Siate padroni di voi stessi, sempre. La poesia aiuta in questo. Grazie.